Buongiorno a tutti, sono particolarmente contento di salutare i partecipanti al convegno di oggi a nome di ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Avrei voluto essere a Novara con voi, ma ragioni istituzionali ed altri impegni che nel frattempo si sono accavallati non me lo hanno consentito. Avrei voluto essere lì con voi intanto per l'affetto e la stima che da tempo mi lega al Presidente del Comitato, il Consigliere Massimiliano Atelli, e per la stessa stima che nutro verso i componenti del Comitato, e anche perché ritengo che l'appuntamento di oggi e la presentazione del documento strategico sul verde, che verrà presentato tra poco, sia un documento importante per varie ragioni. Innanzitutto perché mi consente, di fare una breve riflessione sul significato della legge 132/2016 che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e in particolare ci attribuisce il compito di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le attività degli enti statali, regionali e locali che hanno i compiti di amministrazione attiva in campo ambientale. Noi questa attività di supporto la intendiamo in chiave strategica e nel caso del Comitato del Verde Pubblico l'abbiamo assicurata sin dal 2013 attraverso la partecipazione ai lavori del Comitato di numerosi colleghi tra i maggiori esperti del settore che afferiscono a ben 3 dei 4 dipartimenti in cui si articola in questo momento l'Istituto. Un contributo importante al Comitato per le attività di supporto che abbiamo voluto estendere all'interno di tutto l'Istituto sui vari temi e sulle varie attività nelle quali il Comitato si è cimentato, tra virgolette, in questi anni. Penso alle relazioni annuali al Parlamento, alla linea guida per l'organizzazione di attività di promozione e divulgazione di tutti gli eventi che si sono svolti da quando ormai il Comitato è stato istituito, e quindi sono già 5 anni. Penso alla raccolta e alla diffusione delle buone pratiche e dei dati che sono raccolti nella banca dati GELSO sul verde urbano attuate dai comuni italiani, così come le pubblicazioni sui servizi ecosistemici delle infrastrutture verdi e sul ruolo delle foreste nel contrasto ai cambiamenti climatici. Ma permettetemi anche una breve riflessione sul lavoro che ISPRA e il sistema, attraverso la competenza e la passione di tanti colleghi, offrono alla qualità dell'ambiente urbano nei comuni italiani più popolosi, in un campione che nell'ultima rilevazione che abbiamo effettuato, nell'ultima edizione del rapporto che risale a qualche mese fa, campione che rappresentava quasi un quarto dell'intera popolazione residente in Italia e grazie al quale è stata creata una banca dati online con centinaia di indicatori ambientali accessibili a tutti, amministrazioni locali e cittadini. Mi piace anche sottolineare che queste operazioni ci hanno consentito di verificare come il livello di attenzione e di sensibilità delle amministrazioni locali e dei cittadini verso il tema del verde urbano sia, direi, cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni. Cito peraltro per tutti questi documenti e tra gli ultimi le linee guida per la forestazione urbana e il supporto nell'ambito del PAESC per il ruolo della forestazione urbana nella lotta, dicevo, ai cambiamenti climatici. Per tutte queste ragioni sono particolarmente contento di portare un indirizzo di saluto ad un convegno, quello di oggi, nel quale si dà l'avvio alla Strategia Nazionale del Verde che viene presentata, e mi piace pensare che oggi non sia un punto di arrivo ma un punto di partenza. Strategia sul verde che è il frutto di un lavoro collegiale ma anche e soprattutto è espressione delle competenze tecnico-scientifiche, le massime che il Paese può esprimere sui temi del verde. Penso ai contributi tematici allegati a questo documento e al documento di base della strategia, tutti redatti da enti e da colleghi di grande e riconosciuta autorevolezza, tra cui, permettetemi di ricordare ancora una volta, l'Istituto che presiedo. Ho seguito il lavoro complesso che ha portato alla definizione del documento e ho ritrovato con piacere in diversi punti il ruolo che l'Istituto e il sistema hanno giocato e soprattutto che potranno giocare nel futuro per la piena ed efficace attuazione. Per questo ritengo che il convegno di oggi sia un momento di partenza e non un punto di arrivo. Penso per esempio al monitoraggio delle azioni chiave della strategia che potrà essere effettuato anche mettendo a disposizione di questa operazione la complessa
ed articolata rete che il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, attraverso le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, può offrire. Ma penso anche, in chiave futura, al ruolo che l'Istituto ed il Sistema potranno giocare nella caratterizzazione delle pressioni ambientali nei comuni italiani, in termini per esempio di suolo consumato o di stato e qualità dei sistemi verdi presenti, grazie anche ai servizi del programma europeo Copernicus che potranno assicurare la risoluzione adeguata dal punto di vista spaziale e temporale dell'analisi dei dati che abbiamo raccolto e che ci interessa. Voglio concludere questo breve indirizzo di saluto ringraziando ancora una volta tutti i componenti del Comitato e tutti i colleghi che hanno partecipato alla redazione di questo documento e anche esprimere la volontà di continuare a fornire al Comitato e a chi ne farà parte nel prossimo futuro e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare competenze e strumenti necessari per poter offrire al Paese indirizzi e riferimenti forti per poter quindi attuare a livello locale azioni e politiche per rendere quindi le nostre città più verdi, più sicure e, permettetemi di dire, anche più belle. Vi ringrazio e buon lavoro.